me, intanto come nasce, come dire, la voglia, la scelta di venire a Castiglione Fiorentino? Allora, la voglia nasce grazie al mister Fani, che mi ha chiamato lui appena l'ho confermato che avevo iniziato a fare la squadra. Mi ha chiamato, io a Lucia lo conoscevo e mi ha chiamato subito lui per dirmi se volevo sposare questo progetto di Castiglione Fiorentino. Anche perché qui ci sono delle ambizioni. Sì, e infatti quando ho visto su Facebook che lui aveva fatto qui e io ho detto, dica Castiglione Fiorentino, vogliono far bene, visto che è venuto lui. Dopo, quando ho visto il suo nome sul mio telefono, ho detto, allora dice, mi piacerebbe far parte di quel progetto. Anche perché te alle spalle c'è una buona esperienza, viene dal campionato d'eccellenza. Sì, sì, ho fatto 2 anni a Val d'Acciuro in Anghiari. Quindi, come dire... Quindi, cioè, Anghiari ha fatto belle esperienze e spero di riportarla. Anche perché qui, nel gestire, nel creare della nuova squadra, si guarda al futuro, a creare quella intelaiatura che serve anche per gli anni, sì, a seguire. Sì, appunto, è quello che mi ha un pochino più tirato per venire qua, perché puntano tanto su di me, su noi nuovi, e quindi tocca ripagare con l'esperienza, portare un po' delle categorie superiori quello che sappiamo fare. Perché questa è una stagione particolare, prima perché quando riprenderete gli allenamenti saranno passati 5 mesi dalla sospensione del campionato, quindi per voi atleti insomma è difficile, quindi bisogna rispettare le tabelle del prof. Sì, c'è un pochino che ci manda i programmi di corsa, di forza, e noi tocca farle, perché come ci ha detto lui, quest'anno particolare perché sono 6 mesi che siamo fermi. Quindi il corpo si deve abituare il più possibile, quindi ci vuole anche più preparazione rispetto agli altri anni. E questo bisogna essere dai professionisti. E qui si vede chi è professionista e chi no. Grazie. Grazie.